Uè zozzi, siete su Barbaruffa! Oggi vi voglio parlare di qualcosa che mi piace molto. Più che altro è un appuntamento che io non manco mai nel mondo dei videogiochi. Molti di voi non sanno neanche che cosa sia un Humble Bundle, cosa abbastanza strana perché, beh, se giocate ai videogiochi e avete un computer, ogni occasione è buona per spendere un pochino di meno e per prendere dei giochi magari anche gratis. Ebbene, Humble Bundle è un sito, un'associazione, che di tanto in tanto, anzi a cadenza periodica, rilascia dei pacchetti con dei giochi. L'unica cosa che più o meno è vincolante è il fatto che esistono dei gironi. Quindi, il primo girone è totalmente ad offerta, libera. Il secondo girone ha un prezzo intermedio che in genere oscilla tra i 5 e i 10 dollari americani a seconda dell'importanza di questo bundle, e l'ultimo girone è quello con i giochi un pochino più massicci, un pochetto più importanti in termini di grafica, in termini di valore anche del mercato. Nel momento in cui tu acquisti il girone con il maggior valore, automaticamente sblocchi anche i gironi inferiori. Questo significa che una volta ogni tot, due volte al mese o qualcosa del genere, è possibile procurarsi un bel parco di giochi nuovi per qualcosa come 13 euro o 12 euro. Quest'oggi vi voglio parlare dell'Humble Indie Bundle 18 che giocheremo nel corso di tutta quanta la settimana. Quest'Humble Bundle scade tra circa 7-8 giorni. Collegatevi sul sito che trovate in descrizione per sapere dettagliatamente quando scade questo Humble Bundle. Rimanete collegati su Barbaruffa perché nel corso della settimana questi giochi ce li giochiamo tutti. Iniziamo con il primo girone di questo Humble Iniziamo con questo primo girone dell'Humble... Iniziamo col primo girone di... Il primo girone è questo. Allora, come prima cosa, come primo titolo, ci troviamo Ziggurat, un roguelike in prima persona, essenzialmente una sorta di Binding of Isaac in prima persona, che vedendo le recensioni in giro sembra avere un buon punteggio e se non altro sembra essere divertente per trascorrere qualche ora spensierata. La grafica sembra essere gradevole e anche il feel sembra essere abbastanza colorato, quindi perché no? Perché no? Anche Windward sembra un gioco interessante. Gioco co-op procedurale, almeno così si autodefinisce, che sembra essere interessante soprattutto per gli appassionati di giochi strategici. Ma il primo girone, personalmente, secondo me, va assolutamente acquistato per Steam World Heist. Ebbene sì, gli appassionati e gli affezionati di Barbaruffa si ricorderanno che i primi gameplay sono stati con SteamWorld Dig. Molto semplicemente, SteamWorld Heist è il seguito di SteamWorld Dig. È un gioco che ho sempre desiderato, sempre voluto, ma che non ho mai acquistato perché immaginavo che sarebbe uscito in un Humble Bundle e quindi, a furia di essere tirchio, ci ho azzeccato. E beh, SteamWorld Dig era molto simpatico perché era un piattaforme a scorrimento verticale molto semplice ma molto divertente, con un livello di sfida abbastanza graduale ma mai troppo semplice né troppo difficile, quindi troppo frustrante. Scorrimento verticale perché si deve scavare verso il basso. Dunque, il mio giudizio è che sicuramente questo Humble Bundle va acquistato almeno pagando un euro, anzi un dollaro, quindi l'equivalente di 70-80 centesimi di euro, semplicemente per il primo girone. Quindi sicuramente primo girone da acquistare. Secondo girone, che costa circa 7,50 dollari, aggiornato a sabato 20 maggio 2017, è da acquistare anche secondo me, perché punto primo per Goat Simulator. Goat Simulator con tutte quante le espansioni, ci abbiamo giocato sempre qui su Barbaruffa e quindi non vedo perché non acquistarlo. Perché no? Tanto lo sappiamo che lo volete. Un gioco cacciarone con una grafica gradevole che fa
del suo punto di forza, il fatto di essere caciarone, che non si capisce niente, che ci sono i bug, che non si prende sul serio, quindi un bel sandbox incasinato e preso bene, che perché no, $7.50 con il primo girone, quindi con altri 5 giochi. Un altro titolo che sembra essere interessante è Beholder, sembra essere un gioco inerente, uno stato totalitario che controlla ogni aspetto della vita privata e sociale, quindi già solo le premesse sembrano essere interessanti, sembra più che altro un titolo pieno di dialoghi con esplorazioni anche psicologiche. Passiamo adesso a Kentucky Route Zero, un gioco di esplorazione che sembra essere molto interessante, se non altro dal punto di vista estetico, e come ogni indie l'estetica gioca un ruolo fondamentale. C'è la colonna sonora DRM free in questo Humble Bundle di Kentucky Route Zero, quindi già solo questo potrebbe essere un motivo necessario e sufficiente per sbloccare il secondo girone. Onestamente a me piacciono molto i giochi come Goat Simulator, quindi questo sarebbe il motivo principale per cui acquisterei il primo e il secondo girone tutti insieme. Quindi, ricapitolando, i giochi che personalmente mi interessano fino al girone 2 sono Ziggurat, SteamWorld Heist, Goat Simulator e Kentucky Route Zero. Ma arriviamo all'ultimo girone con $13 o più, quindi l'equivalente di qualcosa come una 10 euro. Owlboy. Owlboy è un gioco decisamente interessante che è sicuramente nelle mie corde. È un platformer con grafica retro 16-bit che è stato in sviluppo per molto tempo ed è stato atteso molto dalla comunità di videogiocatori, soprattutto dei titoli più indie e retro. E quindi acquistare il gioco Owlboy a 10 euro assieme ad altri 6 titoli più altri 3 che usciranno nel giro di qualche giorno, secondo me vale decisamente la pena. In aggiunta a quello che ho menzionato finora, ci sono dei bonus, cioè un 10% di sconto dall'Humble Monthly Bundle per i nuovi iscritti, la colonna sonora di Kentucky Route Zero e la colonna sonora di Owlboy. Quindi questo Humble Bundle va preso o no? Secondo me va assolutamente preso, e va preso pagando questi $13, perché si tratta di titoli uno più valido dell'altro, soprattutto se siete fan del mondo indie. Parliamo adesso dell'Humble Monthly Bundle. L'Humble Monthly Bundle è un servizio in abbonamento che ti regala un gioco al mese, un gioco bello. In genere la proposta dei giochi dell'Humble Bundle è molto valida. Per esempio, questo mese con un abbonamento di $12 c'era la possibilità di acquistare Stellaris. Quindi se siete delle persone curiose che hanno voglia di avere un gioco nuovo al mese di volta in volta, l'Humble Bundle è decisamente un sito che vale la pena visitare puntualmente. Inoltre, da un po' di tempo a questa parte, c'è anche la possibilità di acquistare degli Humble Bundle di libri. È più o meno da un annetto che hanno lanciato questa nuova modalità di Humble Bundle, di ebook, e se ne trovano veramente di tutti i gusti, dalla programmazione al fai da te, ai libri di fantascienza, ai fumetti, eccetera eccetera. Ricordo che all'inizio Humble Bundle aveva iniziato con qualcosa come un pacchetto al mese, e adesso invece l'offerta è diventata addirittura febbricitante. Ad oggi ci sono qualcosa come 1, 2, 3, 4 bundle attivi, anzi 3 bundle attivi. E niente zozzi, se volete rimanere aggiornati su tutte le novità, sui titoli a basso costo, sugli Humble Bundle, sui pacchetti o cose del genere, rimanete in contatto con me sulla mia pagina Facebook, sul canale Telegram di cui trovate il link in descrizione, e su Instagram. Siete stati su Barbaruffa, alla prossima!